Per noi l'Italia è un paese ostaggio delle leggi, se ne fanno troppe e lo Stato continuamente inserisce nuovi adempimenti, nuova burocrazia con nuove leggi che rendono un inferno la vita delle persone, la vita delle imprese, la vita dei professionisti. Per questo noi oggi lanciamo un progetto di abolizione di 400 leggi col sito leggidaabolire.it e noi vogliamo partire dall'abolizione della norma che istituisce lo spesometro e gli studi di settore. Quelle non sono leggi che hanno contrastato l'evasione, sono leggi che hanno reso la vita un inferno di chi pagava sempre le tasse. Il nostro obiettivo è lasciare in pace le imprese e lasciare in pace i cittadini di vivere serenamente. E per farlo lo Stato deve essere cosciente del fatto che per contrastare l'evasione e aumentare il gettito bisogna semplificare. Ma non si semplifica con nuove leggi, si semplifica abolendo le leggi. Noi partiamo da spesometro e studi di settore, insieme a split payment e tante altre scartoffie che sono state introdotte e non servono a nulla per lo Stato se non a semplificare sicuramente la vita di qualche politico che può fare qualche comunicato stampa e qualche servizio TG in più. Il passo indietro sull'euro. Hai detto Berlusconi il Jobs Act che aboliranno loro, voi siete d'accordo? No, io farei la domanda. Sul cancellare il Jobs Act siete d'accordo? Io sono dell'idea che in questo paese serva l'abolizione di tantissime leggi, tra queste c'è sicuramente la legge Fornero e abbiamo visto come Salvini si sia venduto per qualche poltrona e rinneghi l'abolizione della legge Fornero, come tante altre leggi da abolire. Sono contento che qualcun altro stia parlando di leggi da abolire. Se Berlusconi ha qualche proposta può partecipare a leggidaabolire.it. L'unica strada per rilanciare un'Italia che nonostante tutto questo, nonostante il 70% di tassazione effettiva, nonostante 7.000 euro all'anno di costi di burocrazia per le imprese, nonostante i 30 miliardi di euro annui per le imprese italiane di costi della burocrazia, è la seconda forza manifatturiera d'Europa, è il primo paese d'Europa per export ed è uno di quei paesi che fa parte del G7 anche grazie alla propria produzione industriale. Ma per questo non se ne deve vantare la politica. Di questo dovrebbe soltanto la politica prendersi carico, prendersene carico, esserne cosciente. E io immagino il Presidente del Consiglio che quando vede questi risultati, invece di vantarsene, dica agli imprenditori grazie, perché nonostante tutto, ci avete fatto diventare quello che siamo in Italia e nel mondo. Io vi ringrazio per aver partecipato numerosi a questo evento di stamattina perché è stato importantissimo per noi e nei prossimi mesi, grazie ai contributi che arriveranno sul sito internet, avremo modo di dichiarare quali altre leggi vogliamo applicare.